Ciao, circa un mese fa è stato inaugurato il fantastico Museo M9, realizzato in un contesto di rigenerazione urbana per volere della Fondazione di Venezia attraverso la sua società strumentale Polimnia Venezia. Ora Polimnia Venezia presenta un concorso gratuito ed aperto alle scuole di tutta Italia, basato su Minecraft Education Edition, legato alla riqualificazione urbana nel senso più ampio del termine, prendendo spunto dalle direttive delle Nazioni Unite legate agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 ed invitando le classi a mettersi in gioco progettando uno spazio urbano, una smart city a misura di bambino. Una città ideale che riprenda dunque quelle tematiche degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il tutto a partire dal distretto M9 che noi di Maker Camp abbiamo dettagliatamente ricostruito con lo strumento didattico Minecraft e che metteremo a disposizione come base di partenza. Il contest si rivolge a tre fasce scolastiche e per ogni fascia scolastica è previsto un primo, un secondo ed un terzo premio. La prima fascia scolastica comprende le classi di quarta e quinta elementari, la seconda fascia le scuole medie ed infine la terza fascia comprende il biennio della scuola secondaria di secondo grado. Per partecipare le classi devono avere le licenze Minecraft Education Edition. Solo le classi delle scuole venete che non hanno le licenze Minecraft Education Edition possono farne richiesta direttamente in fase di registrazione e sarà Polimnia Venezia a farsi carico dell'acquisto delle licenze e girarle alla scuola veneta fino ad esaurimento delle stesse, secondo la politica primo iscritto, primo servito. Suggerimento dunque, prima vi iscrivete, meglio è. È necessario iscrivere la propria classe al contest entro il 28 febbraio 2019, compilando il form a cui accederete cliccando sul pulsante che accompagna questo video. Cosa si vince? Ho già detto che verrà assegnato un primo, un secondo e un terzo premio per la fascia della scuola primaria, quarta e quinta elementare, un primo, secondo e terzo premio per la fascia delle scuole medie. Un primo e secondo e terzo premio per il biennio della scuola secondaria di secondo grado. Il primo premio sarà costituito da materiale didattico per un valore indicativo di 1000 euro. Il secondo premio sarà costituito da materiale didattico per un valore indicativo di 800 euro ed il terzo per un valore indicativo di 500 euro. I vostri lavori verranno valutati entro la metà di maggio da una giuria di esperti in cui ci sarò anch'io e a questo punto non mi resta che salutarvi ed invitarvi a cliccare il pulsante che accompagna questo video e completare il form che si aprirà in tutte le sue parti e sottomettere la vostra iscrizione. E a questo punto, buon lavoro e non vediamo l'ora di vedere le vostre, realizzazioni. A presto!